Buongiorno a tutti, oggi 6 giugno 2020 è uscito l'autobiografia del generale Antonio Pappalardo, un testo che appunto si intitola Il generale che fa sognare. Potete trovarlo su Amazon sia in versione ebook che in versione cartacea e racconta appunto la vita di questo generale dei carabinieri e permette di capire come sia arrivato a essere a capo di questo movimento dei gilet arancioni che ha scelto questo colore, fra l'altro, che ricorda gli agrumi siciliani, le arance, e poi serve anche per differenziarsi, diciamo, dare un tono italiano al movimento parallelo che è nato in Francia, che è quello dei gilet gialli. Quindi gilet arancioni sono un fenomeno italiano. E in questo libro, in questa autobiografia, avrete modo di gettare un'occhiata in quello che viene chiamato oggi lo stato profondo, il deep state, in cui il generale ci ritrae politici, magistrati, altri generali, diciamo tutto quello stato profondo da cui il movimento promette di svegliarci, e che questo stato profondo che ha tenuto sott'acqua il popolo italiano, gestito da un'elite di oligarchi impuniti, e quindi il movimento dei gilet arancioni ambisce a restituire al popolo la sua funzione di decisore ultimo e quindi diciamo di sovranità popolare che, cioè, che è prevista nel primo articolo della Costituzione, dove però nel testo, in questo testo antico che è nato dalla guerra civile sostanzialmente in Italia, cioè dalla rivolta contro il governo precedente, che era il governo fascista, questa Costituzione però come tutte le costituzioni hanno un piccolo difetto, che nascono dalla rivolta contro un governo e al loro interno non permettono di essere ulteriormente modificate, cioè non hanno questo scopo e quindi difendono lo status quo. Quindi questa Costituzione nata dalla Resistenza, per esempio, non ha un articolo che prevede il diritto di resistenza, no? È abbastanza buffo se ci si pensa. Poi dopo si scoprirà che questa Costituzione, ovviamente, come molte Costituzioni, è stata scritta da, diciamo, è stata infarcita di trucchi massonici, se vogliamo, come quello di impedire tramite referendum al popolo, di abolire trattati internazionali decisi magari da un Presidente della Repubblica, che è una forma di sottrazione di potere molto importante, infatti l'abbiamo visto ora con l'euro e l'Europa come siamo messi. E quindi l'idea del generale è di introdurre dei correttivi o eventualmente addirittura arrivare a una costituente per fare una costituzione un pochino più aggiornata rispetto ai tempi attuali, ma per dare effettivamente al popolo la capacità di decidere democraticamente quello che può essere il suo futuro. Comunque, il testo è molto interessante, parte dall'infanzia del generale fino ad arrivare a praticamente i giorni nostri e racconta tutte le sue esperienze con i vari Mattarella, Violante, Di Pietro e tutti i personaggi che ha incontrato, sia, diciamo, i personaggi che ha incontrato sia durante la sua attività di generale dei carabinieri che anche durante la sua esperienza politica che ha avuto, molto breve come sottosegretario perché ovviamente era in disaccordo con Ciampi, eccetera, eccetera, gli altri personaggi che qui vengono trattati nel suo testo in un modo molto diverso da quello a cui siamo abituati nella stampa, diciamo, apologetica di regime, cioè della banchettatura, come la chiamo io. E questo video appunto si intitola
Gilea Arancioni, la storia del fondatore, e poi vorrei parlare però appunto anche di un concetto di cui ho discusso con un amico, che riguardava prettamente proprio questo, il problema che c'è in fondo in Italia, il problema della massoneria e il problema del fascino delle cose cosiddette esoteriche. Allora, volevo prendere come spunto un testo platonico famoso, che è quello del mito della caverna, per poi arrivare a fare alcune considerazioni. Allora, il mito della caverna, mito di Platone, è uno dei più conosciuti, qui leggo direttamente da Wikipedia, è uno dei più conosciuti tra i miti o allegorie o metafore del filosofo ateniese. Il mito è raccontato all'inizio del libro settimo della Repubblica. La Repubblica è un testo di Platone. Si tratta di uno dei testi universalmente riconosciuti come fondamentali per la storia del pensiero e della cultura occidentale. E andiamo avanti, vediamo la trama. Si immaginano dei prigionieri che siano stati incatenati fin dalla nascita nelle profondità di una caverna. Non solo le membra, ma anche testa e collo sono bloccati in maniera che gli occhi dei malcapitati possano solo fissare il muro che è davanti a loro. Si pensi inoltre che alle spalle dei prigionieri sia stato acceso un enorme fuoco e che tra il fuoco e i prigionieri corra una strada rialzata. Lungo questa strada sia stato eretto un muretto lungo il quale alcuni uomini portano forme di vari oggetti, animali, piante e persone. Le forme proietterebbero la propria orma sul muro, cioè la propria ombra, scusate, sul muro, e questo attirerebbe l'attenzione dei prigionieri. Se qualcuno degli uomini che trasportano queste forme parlasse, si formerebbe nella caverna un eco che spingerebbe i prigionieri a pensare che questa voce provenga dalle ombre che vedono passare sul muro. È una ricostruzione. Mentre un personaggio esterno avrebbe un'idea completa della situazione, i prigionieri, non conoscendo cosa accada realmente alle proprie spalle, non avendo esperienza del mondo esterno, incatenati fin dall'infanzia, sarebbero portati ad interpretare le ombre parlanti come oggetti, animali, piante e persone reali, cioè a confondere le ombre con le cose veramente esistenti. Si supponga che un prigioniero venga liberato dalle catene e sia costretto a rimanere in piedi, con la faccia rivolta verso l'uscita della caverna. In primo luogo, i suoi occhi sarebbero abbagliati dalla luce del sole, ed egli proverebbe dolore. Inoltre, le forme portate dagli uomini lungo il muretto gli sembrerebbero meno reali delle ombre alle quali si è abituato. Persino se gli fossero mostrati quegli oggetti, gli fosse indicata la fonte di luce, il prigioniero rimarrebbe comunque dubbioso, e soffrendo nel fissare il fuoco, preferirebbe volgersi verso le ombre. Allo stesso modo, se il malcapitato fosse costretto a uscire dalla caverna e venisse esposto alla diretta luce del sole, rimarrebbe accecato e non riuscirebbe a vedere alcunché. Il prigioniero si troverebbe sicuramente a disagio e si riterebbe per essere stato trascinato a viva forza in quel luogo. Volendo abituarsi alla nuova situazione, il prigioniero riuscirebbe inizialmente a distinguere soltanto le ombre delle persone e le loro immagini riflesse nell'acqua. Solo con il passare del tempo potrebbe sostenere la luce e guardare gli oggetti stessi. Successivamente, egli potrebbe di notte volgere lo sguardo al cielo, ammirando i corpi celesti con maggior facilità che di giorno. Inoltre, il prigioniero liberato sarebbe capace di vedere il sole stesso, invece che il suo riflesso nell'acqua, e capirebbe che è esso a produrre le stagioni e gli anni, a governare tutte le cose del mondo visibile e ad essere causa, in un certo modo, di tutto quello che egli e i suoi compagni vedevano. Ecco, quindi, allora qui poi il mito continua, diciamo, l'allegoria. Resosi conto della situazione, egli vorrebbe senza dubbio tornare nella caverna e liberare i suoi compagni, essendo felice del cambiamento e provando per loro un senso di pietà.
Il problema però sarebbe proprio quello di convincere gli altri prigionieri ad essere liberati. Infatti, dovendo riabituare gli occhi all'ombra, dovrebbe passare del tempo prima che il prigioniero liberato possa vedere distintamente anche nel fondo della caverna. Durante questo periodo, molto probabilmente, egli sarebbe oggetto di riso da parte dei prigionieri, in quanto sarebbe tornato dall'ascesa con gli occhi rovinati. Inoltre, questa sua temporanea inabilità influirebbe negativamente sulla sua opera di convincimento e anzi potrebbe spingere gli altri prigionieri a ucciderlo se tentasse di liberarli e portarli verso la luce, in quanto, a loro dire, non varrebbe la pena di subire il dolore dell'accecamento e la fatica della salita per andare ad ammirare le cose da lui descritte così come sono. Ecco, questo è un mito, diciamo, molto famoso nella storia, in cui si sostiene appunto che la realtà a cui si è abituati, se si sta nella caverna, non è la vera realtà, eccetera, eccetera. Quindi ecco da qui il mito degli illuminati, l'illuminazione, eccetera, eccetera. Naturalmente, appunto, questi miti vengono poi, diciamo, presi o usati da associazioni esoteriche. Quindi io ora in questo momento penso in particolare alla cosiddetta massoneria, che è quella che, diciamo che è quel sistema che mantiene lo status quo in questo paese e impedisce qualsiasi evoluzione o cambiamento evolutivo. Ed è per questo che, appunto, ritornando al discorso della Costituzione, qui possiamo ammirare, diciamo, abbastanza bene come ci sia stata una corruzione della massoneria nel tempo e nello spazio. Cioè, se noi pensiamo, diciamo, ai massoni che avevano fatto la Costituzione degli Stati Uniti, vediamo che però il potere di battere moneta, deciderne il valore e il cambio con le altre monete era affidato al Parlamento, cioè al Congresso degli Stati Uniti, e questa era, diciamo, la salvaguardia più importante, perché dava alla politica la possibilità di scegliere di creare le risorse necessarie per attuare appunto le leggi e le politiche che venivano decise dal Parlamento. E solo in questa Costituzione americana troviamo questo riferimento, per quanto ne so, rispetto a invece la Costituzione italiana, per esempio, che non prevede assolutamente esplicitamente questa cosa, diciamo in maniera generica, comunque la prevede nell'articolo 117, paragrafo E, dove si dice appunto che lo Stato ha potestà esclusiva di legislazione sul tema della moneta, della contabilità dello Stato, eccetera. Però capite l'articolo 117, quindi, e poi in una forma non benissimo, non proprio chiarissima. Invece è molto importante questo tema, perché la moneta, specialmente appunto nel momento in cui è simbolica, ovviamente noi oggi la moneta che stiamo usando, cioè l'euro della Banca Centrale Europea oppure l'euro delle banche commerciali, in realtà lo Stato non lo paga al costo, cioè al costo di produzione, che nel caso delle banconote e della carta. Mentre nel caso dell'euro elettronico è semplicemente la digitazione su una tastiera, ma appunto per un gioco del deep state, cioè di questo legame incestuoso tra lo stato profondo e il cartello bancario, la popolazione è costretta a pagare 2 volte il valore totale di questa moneta, e quindi facendo svolgere di fatto al cartello bancario un ruolo clandestino fiscale di tassazione della popolazione, clandestino perché contabilmente non emerge grazie a dei trucchi contabili, e quindi lo Stato a sua volta di nuovo fa ripagare il valore di moneta attraverso una ulteriore tassazione. Quindi abbiamo una doppia tassazione: la tassazione principale da parte del cartello bancario e quella in subordine dello Stato, che si sommano però e sono quelle che tengono la popolazione nel
nell'impossibilità di evolversi dal punto di vista economico e quindi di progredire, se non per quei pochi fortunati che fanno parte di questo giochino del Monopoli, in cui diciamo che tengono le fila, cioè il vertice di questa piramide, io la chiamo così, massonica, e quindi andiamo a vedere questi massoni poi che cosa ne fanno di questi miti, cioè quindi questo mito della caverna. Uno pensa che questi illuminati abbiano capito il mito di Platone, che lo abbiano interiorizzato, e invece che cosa hanno fatto? Hanno convinto questi famosi uomini a uscire dalla caverna platonica perché volevano loro la caverna, ma certo, come no? È ovvio. E infatti, scusate, ma secondo voi che cos'è un tempio massonico? È una caverna in fondo, no? È la caverna da cui hanno fatto uscire quelli che c'erano prima e ci sono andati loro. E infatti, è infatti molto divertente perché se voi mettete in Google, per esempio, stamattina avevo questa intuizione, no? Di questi truffatori platonici che gli dicono uscite dalla caverna, uscite dalla caverna, e poi ci vanno loro, no? E infatti pensavo a tutte queste basi militari sotterranee, a questi luoghi sotterranei. E quindi anche al fatto, mi ricordo un vecchio documentario che diceva che in Londra ci sono, insomma in Inghilterra, ci sono dei luoghi sotterranei dove si riunivano questi massoni nei secoli passati. E proprio mettendo su Google stamattina Underground Masonic Lodge, Masonic Temple, ho trovato effettivamente, guardate un po' cos'è che ho trovato, proprio un albergo che c'è a Londra che si chiama Andaz Hotel, che al suo interno non ha solamente uno, ma bensì tre tempi massonici. Qua fanno vedere che con questi tempi massonici il tempio egizio è proprio sotterraneo e ovviamente, siccome naturalmente è logico in questa corruzione totale in cui stiamo vivendo, che cosa è successo? È successo che il tempio principale può essere benissimo affittato per fare banchetti, organizzare pranzi e cene, e la grotta platonica del tempio egiziano, che è ancora più sottoterra, è diventata una palestra. Ecco, questo è il risultato, diciamo, di. Ed è molto divertente perché questo sito ve l'ho posto perché ovviamente ci sono i prezzi, costa poco anche fra l'altro, è a Liverpool, vicino alla stazione della metropolitana di Liverpool. E infatti dice qui, e che cosa è successo del tempio egiziano sotterraneo? Oggi è una gym, cioè una palestra, ecco. Però comunque, ecco, voglio dire. Questo è quello che cosa so, le caverne di Platone moderne e nel tempio principale, invece che cosa è diventato? È diventato un cinema che vedi di nuovo le ombre sul muro di Platone sono diventate effettivamente un cinema dove la gente va a vedere in questo tempio massonico che cosa? Evidentemente dei film dell'orrore, perché certamente lì fanno vedere proprio dei film dell'orrore, in modo che poi questi usciti dalla caverna che hanno visto il film dell'orrore ci organizzano la società proprio così, no? Infatti è quello che succede, lo stiamo vedendo con questa farsa grottesca della pandemia, del finto virus che ancora non si riesce a trovare in italiano nella stampa mainstream. La rivelazione del rapporto del Ministero degli Interni della Germania, del Stefan Kohn, responsabile della protezione civile, che ha fatto un rapporto di 83 pagine dove rivela che si tratta di una falsa pandemia e non c'era bisogno di essere illuminati per capirlo quando in Italia hanno subito proibito di fare le autopsie. Però ci sono dei medici legali che hanno fatto, in altri paesi hanno fatto comunque delle autopsie, hanno visto che appunto la causa di morte è sicuramente l'indebolimento del sistema immunitario, anche perché parliamo di pazienti molto anziani,
ma che certo non c'era questa epidemia che è stata raccontata per terrorizzare la popolazione, no? Da questi platonici, neoplatonici, no? Che comandano il mondo e di cui noi con il movimento dei gilet arancioni vorremmo veramente trovare una specie di posto, dove un'altra caverna dove nasconderli in modo che almeno non facciano troppi danni. Ma comunque, quindi vediamo. Per esempio, un'altra cosa che ho visto oggi guardando Twitter, ecco qua, a proposito di cultura di questa gente, voi sapete, in Italia c'è questo movimento che si chiama Casa Pound, che si ispira a Ezra Pound, e qua c'è un articolo, vedete la cultura, il PM partigiano che inquisisce Casa Pound, inneggia all'Ampi, poi fa sparire il post. Ecco appunto, naturalmente, che cosa c'entra Londra, la massoneria con il PM partigiano, Casa Pound? Beh, innanzitutto perché volevo dire una cosa, che io ho pubblicato questo libro del generale in una collezione di libri di controinformazione anche economica, dove ho pubblicato l'ABC dell'economia, tradotto da me, di Ezra Pound, che proprio sono semplicemente le 10 lezioni che Pound fece all'Università Bocconi negli anni 30 del secolo scorso. Quindi Pound era un poeta che si occupava anche di economia, precisamente in quel periodo ovviamente si occupava dell'economia durante il fascismo, perché c'era il fascismo, e quindi è un americano che ha vissuto in Italia e che attraverso i suoi occhi analizza la questione della moneta in questo testo, l'ABC dell'economia, che è molto difficile trovare anche nell'edizione originale, e immagino, come mi pare logico, che questa Casa Pound, questo movimento, si ispiri effettivamente alle idee di Pound e quindi sia molto in viso ai partigiani, perché cioè, questo discorso della moneta ovviamente è in viso a questo movimento partigiano, per un semplice motivo: che in Italia normalmente i movimenti partigiani, cioè si parte da Garibaldi fino ad arrivare appunto ai partigiani della Seconda Guerra Mondiale, alla fine si scopre vengono sponsorizzati dalla City di Londra, cioè quella città dove ci sono appunto gli alberghi dove c'hanno i templi massonici compresi nel prezzo. Ecco, e quindi se tu fai una rivoluzione in un paese e ti vai a dare i soldi dai banchieri della City di Londra, poi è logico che tutte queste rivoluzioni prendano quella piega massonica che abbiamo detto che troviamo nella Costituzione, cioè in cui il primo articolo ti dice che il popolo è sovrano, poi gli altri 200 sono messi lì apposta per impedire che questa sovranità si realizzi, no? Perché loro hanno paura, loro odiano il popolo, cioè il concetto, diciamo, della massoneria è convinta che se prende tutti gli elementi validi del popolo e li rinchiude nella caverna platonica, in questo modo salverà il mondo. Non è così, perché se tu da una popolazione che, va bene, mettiamo, non abbia, diciamo, quella cultura necessaria, che naturalmente nella scuola esoterica massonica si dovrebbe imparare secondo loro, tu se separi e metti, diciamo, anche fosse vero che gli illuminati sono quegli omini che sono ritornati nella caverna, ma mettiamo che fosse vero, è comunque sbagliato, perché se tieni separati questi due gruppi, cioè da una parte quello che loro considerano un popolo gregge e dall'altra i cosiddetti illuminati, ovviamente il popolo gregge, fra le virgolette, si trova proprio privato di quelle persone che potrebbero eventualmente educarlo e aiutarlo ad evolversi e a passare a uno stadio successivo da quello della scimmia impazzita, insomma, dove siamo ora. Ma in realtà allora non interessa questo, invece interessa sostanzialmente fare questi cenacoli nelle caverne platoniche, fregandosene della realtà, e sono diventati proprio loro quelli che vedono le ombre sul muro e non vedono più la realtà di fuori, credendo di essere illuminati. Questa è la cosa buffa. C'è un paradosso veramente
che spiega per quale motivo il disegno massonico è stato fallimentare dal punto di vista degli ideali di evoluzione e progresso. Ma questo non è un caso, perché poi se vogliamo andare un attimino più in alto, se non ci fermiamo alla loggia, diciamo, di quartiere, andiamo alle grandi logge, scopriamo che alla fine è un po' come i partigiani finanziati dalla City di Londra, ed ecco che i banchieri della City di Londra ovviamente, se anche questo movimento inizialmente fosse stato genuino, di pensiero esoterico, filosofico, eccetera, anche se questo non lo credo, ma comunque supposto che ci sia stato qualcosa di buono, evidentemente è diventato uno strumento come altri di cui questi banchieri si servono per in realtà isolare elementi, diciamo, della società che potrebbero svolgere un ruolo più importante nella società se stessero proprio dentro la società e se aiutassero i loro simili ad evolversi. Invece li rinchiudono in questi cenacoli inutili, dove in sostanza vengono resi, come dire, le persone vengono rese innocue e che non possono far danno, fra le virgolette. E quindi, d'altra parte, voi sapete che loro si considerano uomini liberi perché si sono dimenticati chi è il grande banchiere dell'universo e quindi, per essere più convinti ancora di essere uomini liberi, giurano obbedienza a questa setta, che questo è il paradosso. Quindi figuriamoci chi è che veramente è nella caverna e chi è fuori dalla caverna, quando mai uno diventa libero giurando l'obbedienza a qualcosa. Vabbè, ma comunque è evidente che poi questi fenomeni di questi gruppi che si trovano di nascosto, no? Per sostanzialmente decidere che cosa è il bene per il resto della società, poi dopo la storia racconta qual è il risultato, no? Andate a vedere, non so, il paese della Liberia, in Africa. La Liberia è uno stato fondato dalla massoneria, gestito dalla massoneria, è lo stato africano più povero di tutta l'Africa. Quindi lo score, il risultato di questa gestione massonica moderna è molto triste, è molto fallimentare. Prima ce ne liberiamo, e prima riusciamo a uscire da uno status quo, che è uno stato di contrapposizioni sociali dovuti specialmente a quello che i padroni della massoneria hanno inventato, che è il governo attraverso questo debito che è 6 volte più grande della moneta circolante, quindi è un debito impossibile e tutta l'umanità deve competere uno contro l'altro per trovare quell'euro per pagare il debito che ormai è di 6 euro, quindi mancano 5 euro, e questa mancanza dei 5 euro per coprire il gap fa sì che siamo tutti disperati a lottare per moneta che non esiste. Ed è anche in quest'ottica che ovviamente il punto fondamentale, qua torniamo al progetto dei Gilet Arancioni, è quello di restituire al Parlamento, quindi alla democrazia, quindi allo Stato, il potere sovrano di creazione monetaria secondo quello che il Parlamento deciderà. E questo è importante finché il Parlamento è una effettivamente emanazione democratica del popolo. È importante che lo Stato abbia questo potere perché serve sostanzialmente in una società in cui l'economia è gestita come lo è nella nostra società. Serve che sia il popolo a decidere per quali motivi deve essere creata la moneta e non degli overlord massonici teleguidati dai banchieri della City di Londra, perché evidentemente questi non hanno gli interessi che ha il popolo. Poi naturalmente qui c'è tutto un mito che questa massoneria ho visto ieri per esempio un film
di Michael Moore, Il pianeta degli umani, dove dice che siamo in troppi, cioè sempre si dice, ah, ci sono troppi uomini, ma le formiche quante ce ne sono? E i pesci? No, il problema non è che ci sono troppi uomini, forse il problema è che ci sono troppi massoni, per esempio. Cioè, voglio dire, dipende che cosa si intende, no? Cioè, troppi per che cosa? Troppi uomini che forse si comportano come scimmie impazzite, quello sì, certamente, ci sono troppe scimmie impazzite. Oggi voi pensate che pochissimi uomini in questa struttura piramidale. Pochissimi uomini possono creare dei disastri enormi. Pensate a chi ha il controllo delle bombe atomiche, per fare un esempio, non è certo la massa. Forse sono troppi quel tipo di uomini che hanno un potere immenso, irresponsabile spesso. Sicuramente i banchieri sono irresponsabili, sono arrivati addirittura a creare il loro tempio, il tempio massonico bancario di Basilea, che si chiama Banca dei Regolamenti Internazionali. Sono addirittura arrivati a fare dei trattati, dei veri protocolli con, per esempio, la Svizzera per impedire alla polizia di indagare su questa banca. E la stessa cosa è successo con la Banca Centrale Europea. Quindi questi si preoccupano di essere irresponsabili e indipendenti, quindi anarchici rispetto al sistema dominante di governo. Questo è sempre stato. Non solamente nella pseudodemocrazia attuale, ma anche durante il fascismo, il nazismo, il comunismo, i banchieri hanno sempre voluto indipendenza e responsabilità per poter fare i loro giochetti, rituali, massonici, eccetera, che poi appunto vediamo il risultato intorno a noi. Quindi, sì, tutto intorno a noi proprio bisognerebbe usare. Allora, vi lascio con questa lettura. Non, diciamo, sia se volete, del mito della caverna per capire, per chiedervi davvero chi è che c'è rimasto dentro a questa caverna e poi soprattutto con la affascinante storia del generale Pappalardo che vi racconta gli effetti, diciamo che di questo tipo di sottocultura che abbiamo oggi sulla gestione della cosa pubblica. È il motivo poi in fondo per cui evidentemente ha sentito questa molla interiore per dire proviamo a fare qualcosa. Ma ricordiamoci che non è un uomo solo che può fare qualcosa, ma può semmai accendere una scintilla, ma poi è una scintilla nella popolazione, cioè diciamo, ma è soprattutto l'importante siete voi, se, la gente. Voi pensate semplicemente che il modo con cui stiamo vivendo oggi, consideratelo una moda per fare un esempio, ecco, una moda. Basterebbe cambiare la moda, basterebbe che tutti ci comportassimo in un modo un po' diverso e probabilmente potremmo cambiare veramente in tempi rapidissimi. Se in Italia si riuscisse a fare questo miracolo, fra le virgolette, che vuol dire semplicemente no. Capire quali sono i problemi veri, no? Cioè, voglio dire, se noi cominciamo a pensare al Parlamento come un semplice strumento che serve per garantire ai creditori il pagamento del debito pubblico, abbiamo una visione del Parlamento molto ridotta, molto, insomma, no? Non è quello lo scopo del Parlamento, è lo scopo di fare le leggi sulla richiesta secondo le necessità della democrazia. Così come lo scopo dei giudici non è di assolvere sempre i banchieri quando fanno usura nei tribunali, cioè non è di fare guardaspalle ai banchieri ladri, lo scopo dei giudici sarebbe quello di fare giustizia, quindi c'è tutta una serie, i notai non possono sempre guardare solo dalla parte di quello che fa il mutuo, devono ogni tanto chiedersi i soldi che ci mette la banca da dove arrivano, per esempio, no? E così via, ci sono tutta una serie di figure che credono di essere molto furbi perché pensano che il popolo non si renda mai conto di quello che stanno veramente combinando nelle loro stanzette buie con i cappucci in testa. Bene, invece ora noi, che questo libro del generale fa luce sui retroscena della storia di questo paese che può essere cambiata, deve essere cambiata, ma solo attraverso una partecipazione informata del pubblico. Ecco questa lunga puntata, diciamo,
diciamo, illuminante. Vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci alla prossima volta.